nasca l'incontro delle autoscuole di Puglia e Basilicata. Controlli stradali, la nuova normativa in vigore dal 6 febbraio. TAR del Friuli Venezia Giulia, basta un incidente grave senza infrazioni per perdere la patente. Figlio disabile, la multa viene annullata. Buongiorno a tutti e bentrovati al TAR GTV News. Apriamo l'edizione raccontando l'incontro che si è svolto sabato scorso a Bari, è stato organizzato da UNASCA per parlare alle autoscuole della Puglia e della Basilicata. Si è svolto presso la sede di Citroen e ha visto la partecipazione di molti associati. Tra i relatori c'erano Francesco Foresta, funzionario della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, ed Emilio Patella, segretario nazionale UNASCA per il settore autoscuole. Al centro dell'incontro le novità normative e il lavoro dell'associazione. Le parole chiave sono state ancora una volta professionalità e legalità. Parliamo ora di importanti novità sul fronte normativo che entrano in vigore da domani, quindi da sabato 6 febbraio, sia per quanto riguarda i controlli delle forze dell'ordine sia i controlli per l'RC auto. La prima modifica, quindi, per quanto riguarda il controllo delle forze dell'ordine prevede che al conducente che fermato al posto di blocco non mostri la patente di guida perché magari l'ha dimenticata a casa, venga inflitta una multa pari a 41 euro che salgono a 460 euro se il conducente entro 30 giorni non porta il proprio documento di guida in caserma o in questura. La seconda novità riguarda i controlli per l'RC auto perché stabilisce che gli incidenti stradali causati, causati da un conducente che sia in possesso di una patente scaduta, in questo caso la novità stabilisce che siano gli stessi enti assicurativi a potersi rivalere direttamente sul conducente. Ci spostiamo quindi in Friuli Venezia Giulia perché il TAR della regione con una sentenza ha stabilito che ha fatto chiarezza sul caso di un automobilista che in seguito a un incidente durante il quale non erano però state accertate infrazioni a suo carico era stato però obbligato dalla motorizzazione civile ad affrontare comunque la revisione della patente di guida. Il guidatore durante la notte aveva purtroppo investito un pedone sulle strisce pedonali. Era stato raggiunto quindi dalle forze dell'ordine che però non avevano contestato all'autista alcuna infrazione stradale, limitandosi a segnalare la poca illuminazione di quell'attraversamento al comune di competenza che successivamente ha provveduto a mettere in sicurezza appunto l'attraversamento. Nonostante la dinamica dell'incidente, il TAR ha dato ragione alla motorizzazione che ha visto difeso il proprio diritto di prendere provvedimenti precauzionali anche solo sulla base di un minimo dubbio di idoneità del conducente. Passiamo ora al caso di un automobilista, il padre di un ragazzo con una grave disabilità. L'uomo si trovava al cellulare mentre era alla guida, ma il giudice ha riconosciuto per stato di necessità un caso particolare, quindi annullando la multa che era stata inflitta all'automobilista. Il conducente infatti aveva dovuto rispondere immediatamente al cellulare perché il figlio con appunto una grave disabilità e disturbi comportamentale può calmarsi durante queste forti crisi soltanto sentendo la voce del padre. Aveva però l'automobilista, parlando al cellulare, attirato anche l'attenzione delle forze dell'ordine che l'hanno fermato e multato perché ricordiamo che secondo l'articolo 173 del codice della strada è vietato utilizzare apparecchi radiotelefonici alla guida. E nonostante le polemiche del commissariato del governo, il giudice di pace ha però annullato la multa pari a 161 euro e ha anche annullato la decurtazione dei 5 punti della patente. Io vi ricordo per tutte le notizie di aggiornamento il sito internet iltargicristallo.it, il numero WhatsApp della redazione che è 329 10 70 560. Vi do quindi appuntamento alla prossima edizione.